bambini miei, seguiteci, venite con noi, forza, su, presto bambini, venite! Signori e signore, bambini e bambine, ragazze e ragazzi, benvenuti al nuovo Museo della Fiaba, qui allestito dal famoso scienziato russo Vladimir Prop, proprio quello che vedete nella foto, che dopo aver girato per anni in tutto il mondo, ha scelto proprio Brescia e il Teatro Sociale per proporre i mirabolanti risultati delle sue ricerche. Per anni, girovagando per paesi e città, ha raccolto dati e informazioni e scovato negli angoli più sperduti del mondo oggetti curiosi e scoperte strabilianti, studiandole approfonditamente. Questa è la famosa chiave della porta di Barba Blu. Quella che accendono tutte le... Sì, quello lì. Vedi? C'è ancora il sangue della penultima moglie. Poi qui ci sono... Ora... Vedete i resti della casa della strega di Hansel e Gretel, che purtroppo una bomba ha distrutto durante l'ultima guerra. Ecco, questo pezzo di cioccolato, figuratevi che era un pezzo del tetto. Questi sono i due busti in marmo pesantissimi che nessuno può muovere. Li abbiamo messo... Buongiorno! Io sono Jakob Krim. Buongiorno, Pampini! Io sono Wilhelm Grimm. E tu grande maleducato! E tu sono zucca vuota! E tu grande testa di zucca! E tu cacciofone, basta! Non so portare più i tuoi insulti! Insomma, basta! Mi hai fatto disperare! Sei un brutto da fuori! Questa confusione! Aiuto! Bambini, non può parlare in museo! Bisogna stare in silenzio, no? Che litigate qua in museo! Adesso due statue che parla, che cosa credete che io creda a fiato? Sono partito. Buongiorno. Buongiorno. Voi sa chi sono io? Sì. Io è Vladimir Prop. Io è allestitore di questo del museo. Bello? Sì. No, non io, museo. Dico, bello? Sì. Beh, però anche io bello. No! Comunque noi adesso entra in teatro. Io ha studiato fiabe. E ha capito che fiabe è come torta. Vuoi conoscere torta? Ecco, non è che fiaba taglia fette e mangia come torta. No, quello no. Però, per fare torta bisogna dei ingredienti. E così è anche fiaba. Ma che bei fiori! E dove sarà l'erba magica? Eccoli qua, i miei topini. Chi ha perso la scarpetta? Io. Insieme, cari miei ladroni, diventeremo ricchi. Forza, nonetti miei, muovetevi, è ora di andare a lavorare. Sapete dirmi qual è la strada per andare dalla nonna? Presto, topini miei, seguiteci, venite con noi. Forza, su, presto, topini, venite, avanti. Protagonista della fiaba delle fiabe è una bambina di nome Rosabella. No! Eppure, un modo per aiutare il nonno ci sarebbe. Quale? L'erba magica del giardino delle meraviglie. È un'erba medicamentosa che però sta molto lontano. Al di là del volo.
Questa lampada strofina e tutto magicamente si aggiusterà. Accendi fiammiferi e la notte si illuminerà. Ma nuovo elemento aiutante magico per Rosabella è una pianta. Una pianta. Tieni. Sei stata molto generosa. Non ti stupire, ma è come ti ho detto. Metti la foglia in acqua e vedrai che il lago lo attraverserà. Dicevamo, ora io fa vedere voi l'esperimento per vedere cosa è successo di Rosabella quando... Dove va? Porta qua! Ancora un po' più basso, Fiore è piantato a terra. Ecco, no, troppo piantato così. Seguito. Tra le sterpaglie e i rovi, è là che la posso trovare. Mia barba blu. Ucci, ucci, sento odore di Cristianucci. Io del cuore di Biancaneve ho fame. Ho appetito, ma più non posso. Mi mangerei cappuccetto rosso. Alla fine delle fiabe, i cattivi fa sempre brutta fine. Nonno e Rosabella vissero tutti belli. Ora io vedevo di salutare, che tempo abbiamo.